Magister ad est et vocat te, il maestro è qui e ti chiama. Questo è il motto della Congregazione delle Suore Discepole di Gesù Eucaristico, fondata dal vescovo della diocesi di Tricarico, il venerabile Monsignor Raffaello delle Nocche, il 4 ottobre del 1923. Rispondendo alla chiamata del maestro, 13 suore provenienti dalle Filippine, dall'Indonesia, dal Ruanda e dal Vietnam, interpellate singolarmente dalla consigliera Suor Rosanna nella cattedrale di Tricarico, durante la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Tricarico, Monsignor Giovanni Intini, hanno pronunciato la formula della professione perpetua dei voti. Mi hai chiamata, eccomi, Signore. La concelebrazione eucaristica era animata dalla corale polifonica diocesana Santa Cecilia, diretta da Don Angelo Auletta. Durante l'omelia, Monsignor Giovanni Intini ha detto che l'umiltà è la modalità che Dio ha scelto per stare nel mondo. Rivolgendosi alle professe, ha aggiunto che se a Dio piace certamente il dono della loro verginità, non chiede alle suore solo di essere vergini, ma anche di essere madri attraverso l'umiltà, perché, ha spiegato, se diventerete madri attraverso l'umiltà, insieme all'umiltà il Signore vi darà tutti i beni necessari alla vostra vita di consacrazione. È seguita l'intonazione della litania dei santi con le professe prostrate a terra. Sull'altare, poi, hanno firmato la professione dei voti davanti alla superiora generale Suor Maria Giuseppina Leo e a due testimoni. Infine, il vescovo ha benedetto i distintivi che la superiora generale ha appuntato all'abito delle professe. A conclusione, Suor Maria Giuseppina Leo ha ricordato la fatica del cammino di santità, che deve essere percorso con umiltà e con l'aiuto del Signore e di tutti i fratelli e le sorelle che camminano insieme, perché tutti sono in cammino verso la santità. Alla concelebrazione eucaristica era presente anche l'ambasciatore dell'Indonesia, il quale ha auspicato che le suore che hanno fatto questa scelta definitiva siano veramente fedeli alla chiamata del Signore.